La mia storia preferita, che consiglio veramente a chiunque, soprattutto ai non appassionati per farli appassionare, è Paperino, Zio Paperone e il Ventino Fatale. Io la possiedo anche in questa edizione bellissima, cartonata in lingua originale. È una storia miracolosa, che parla di riconciliazione, riconciliazione di Carl Barks, l'uomo dei paperi, il maestro dell'Oregon, nei confronti della festività del Natale che lui odiava. Era una festa del consumismo, lui la dissacrava nelle sue storie. In questa storia no, questa storia la celebra. E lo fa attraverso i paperi. I paperi vogliono donare effettivamente un Natale bellissimo ai bambini poveri del quartiere Agonia, tutti tranne Paperone dei Paperoni, il papero più ricco del mondo, che si mette di traverso in una maniera meschina, gretta, veramente orribile, lo leggerete nella storia, e Karl Barks lo punisce con un contrappasso veramente lucido, complesso. E veramente tutta la storia è una fitta rete di intrecci e simbolismi che non potrà non lasciarvi senza fiato. Regalatevi l'onore e il piacere di leggere questa poesia visiva. Una storia secondo me meravigliosa e fondamentale è Zio Paperone e la disfida dei dollari, un capolavoro del maestro Carl Barks del 1952. In questa storia Paperone finalmente assurge a protagonista della vicenda e capiamo che non è semplicemente il vecchio zio ricchissimo delle prime apparizioni, capiamo che dietro il suo denaro c'è un senso, c'è una storia. Viene qua citato per la prima volta il Klondike, Paperone si autodefinisce il più duro dei duri e il più furbo dei furbi proprio in questa storia e ha un rapporto fisico con il denaro che ne sottintende una vicenda che proprio qui inizia a esplicarsi in maniera estremamente suggestiva. Il denaro è il motore dell'azione, un'azione rocambolesca spesso un po' assurda ma che sottintende una filosofia spettacolare che esplode nell'ultima incredibile tavola, una tavola pazzesca per costruzione, per espressione dei personaggi, per dialoghi. Paperone dice: "Nessuno che possa fare ogni tanto quel che gli piace è un povero vecchio" e in questa frase c'è tutta la sua filosofia che qui è solo ai suoi inizi. Una bomba, un capolavoro, una pietra miliare del fumetto Disney e non solo. La mia storia preferita è Zio Paperone, una lettera da casa, di Don Rosa. È un tipo di storia che a me piace molto, cioè dove lo zione si carica tutta la famiglia e parte all'avventura. Quindi ci sono qui qua con il manuale, che questa volta viene messo a dura prova, e Paperino che vabbè, è semplicemente Paperino. Non vi svelo il luogo degli eventi perché è la conclusione del ciclo dei Templari, quindi niente spoiler, di cui i nostri cercano faticosamente il tesoro, svelando vari enigmi. È una storia molto bella e che si legge sempre con un filo di inquietudine, perché per una volta il pensiero principale di Paperone non è il tesoro, bensì la famiglia. Infatti il finale ha una carica emotiva incredibile, incredibile. Paperone riceve quello che è l'ultimo regalo di suo padre, la famosa lettera. Non vi svelo il contenuto. E poi in poche righe, in poche parole, spiega quello che è il segreto della sua felicità, credo. Leggetevi la storia e fatemi sapere. Allora, la mia storia preferita è Chi ha rubato Topolino 2000? È una di quelle storie che mi piace tantissimo perché adoro vedere i personaggi di Paperopoli e Topolini incontrarsi nello stesso posto e magari vedere, insomma, come dire, accoppiate un po' strane, cioè vedere ad esempio nella stessa stanza Paperino e Eta Beta che tu dici che cacchio ci fanno insieme? È figo magari vederli assieme. Chi ha rubato 2000 non fa una coppia di questo tipo, però è comunque simpatico vedere come magari in una tavola tutti questi personaggi si incontrano e si salutano come se si conoscessero da sempre. Una delle mie storie preferite, e che quindi vi consiglio di recuperare, è Topolino e il mistero della Sacher Torte, uscito in due parti nel 1996, scritto da Claudia Salvatori e Silvio Camboni. Essendo una grande appassionata di romanzi gialli, nonché divoratrice esperta di Sacher Torte, era destino scegliersi questa storia. Ve la consiglio per la trama, che ricorda un po' quella del romanzo 10 piccoli indiani di Agatha Christie, e per il finale completamente inaspettato che mi è rimasto impresso in tutti questi anni.